Bene, buongiorno a tutti e benvenuti allora a questa seconda giornata in cui parleremo della gestione delle riunioni. Devo dire che è abbastanza curioso parlare di gestione di riunioni in un corso perché chiaramente è una riunione nella riunione, quindi faremo un po' di metodo della gestione, ma naturalmente avremo modo anche di partecipare direttamente e quindi di essere piuttosto coinvolti anche nelle metodologie. Ci siamo lasciati ieri, fra l'altro, con una sfida che sono certo che qualcuno di voi si sarebbe sicuramente ricordato, il metodo di apprendimento veloce. È vero? Che cominciava con la P. PQRST, quindi una delle cose, ecco, delle tecniche anche quella di usare sempre degli acronimi, che possono permetterci di memorizzare bene le cose. Useremo anche un po' questo tipo di tecnica anche nell'affrontare questo argomento e quindi dandoci anche una panoramica prima iniziale di che cosa sono le riunioni, come vengono organizzate. Dopodiché penso di proporvi una delle qualità che dal mio punto di vista è utile sia nei rapporti interpersonali, individuali, sia nelle riunioni, che è quella dell'assertività. E poi dopo vedremo anche una tecnica, ecco, che è quella del brainstorming, che è quella per generare idee creative nel corso di una riunione. Naturalmente anche in questo caso siete sempre invitati a interrompermi, ma soprattutto anche a, diciamo, individuare elementi o cose che anche nella vostra attività di lavoro possono cogliere i vostri interessi. Vediamo. Quindi vi proporrò un piccolo test anche sull'assertività, è un test assolutamente individuale, quindi avrete anche modo di fare i calcoli un po' per conto vostro perché non viene assolutamente, diciamo, diffuso, lo terrete per voi e serve soltanto per fare una piccola riflessione per riuscire a cogliere, diciamo, questo tipo di, diciamo, comportamento rispetto ad altri comportamenti tipici nel corso delle relazioni umane. E quindi anche in questo caso, appunto, spero che questo vi possa essere di utilità, soprattutto anche poi per interpretare, se vogliamo, il comportamento altrui e quindi per poter guidare in un modo più, diciamo, efficace le riunioni e le vostre relazioni di lavoro. Poi dopo parleremo, appunto, della comunicazione e infine, ecco, nella comunicazione, come vi dicevo, dato che uno dei problemi, abbiamo fatto problemi e riunioni, quindi di fatto ci sono molte contiguità fra i due argomenti, anche perché la maggior parte delle riunioni sono per risolvere dei problemi, quindi abbiamo visto il problem solving, vediamo adesso il problem solving in un modo più collettivo. Dato che uno dei problemi è, come vi dicevo anche ieri, quello ovviamente del lavoro, mi sembra anche quello più indicato per discuterne insieme, cercheremo in gruppo di prepararci attraverso le tecniche assertive a sostenere un colloquio di lavoro analizzando una decina di domande che fanno i selezionatori preparati, quelli tradizionali, ecco, non tanto magari chi fa la selezione in un modo, diciamo, occasionale, ma diciamo un po' di domande tipiche o quelle che nella mia esperienza, ecco, vi ricordo che appunto nasco un po' come selezionatore del personale, sono quelle più ricorrenti, quindi facendo una cosa utile anche per chi ha lavoro, ma ovviamente chiunque di noi conosce qualcuno, amici, parenti, eccetera, che ha la necessità poi di poter trovare lavoro. Quindi spero che in questo caso di poter darvi qualche utile indicazione nel come affrontare quello che è il colloquio di lavoro. Bene, allora cominciamo dalla preparazione. Chi è che ha da organizzare riunioni? Tanto per fare un piccolo. Avete. Riunioni, sì. Avete riunioni. Ecco, come vengono, potete magari raccontarmi due parole relativamente alla vostra esperienza, come sono riunioni, ecco, per quali sono i motivi, ecco, per i quali voi organizzate delle riunioni? Consiglio d'amministrazione. Chiedo scusa che qui abbiamo lo streaming e quindi a questo punto.
riunioni. I motivi delle riunioni. Quindi decisioni. Ecco. Sì, okay. Delle decisioni in merito, che ne so, a delle spese che possono essere, diciamo, fra innovazione tecnologica per l'azienda, spese impreviste, che ne so, decidere su decisioni su qualche problema per quanto riguarda un socio, comportamenti, tutta quella roba lì. Che altro? Bene, hai già, diciamo, trovare, no, diciamo, già trovare il nuovo lavoro, tutte le case. Trovare il nuovo lavoro, quindi certo. È un po' così. Quello che volevo dire è, quante persone in generale partecipano? Allora, il consiglio di amministrazione sono tutti? Sono 5 persone. Sono 5 persone, ho capito. Che quindi i ruoli in questo caso sono fissi, perché si sa che chi è parte del consiglio è un triennio, quindi poi è un triennio, e quindi diciamo che in questo caso non hai il problema di scegliere chi deve partecipare, nel senso che i partecipanti sono poi, in generale il consiglio di amministrazione. Diverso è con le assemblee di tutti i soci. E poi ci sono le assemblee. E lì è una cosa più complessa, perché comunque c'è l'intervento di tanti, e quindi lì poi sul campo senti quali sono le esigenze soggettive di ognuno di noi, ognuno con le proprie capillarità, insomma. Certo. Quindi è un po' lì. È gestire, diciamo, più che altro l'organizzazione è relativa, perché comunque basta una comunicazione. C'è la comunicazione, un verbale. Il problema è cercare di gestire tutta la riunione dall'inizio, certo, fino alla fine, ottenendo magari i tuoi risultati che vorresti portare a termine. E delle volte, insomma, ci si scontra un po' animatamente, perché comunque, certo, come, certo, come dicevo ieri, la condizione economica non fa stare molto tranquilli nessuno, quindi un po' gli animi sono sempre un po' più agitati rispetto al passato. Quindi certo, posso immaginare. Bene, vogliamo dare anche la parola, se c'è qualche... Prego, c'era qualche altra cosa? No, aspetta, diciamo, prego. C'è qualche altro tema nelle decisioni, nelle riunioni, nei motivi, ecco, della... Sì, fondamentalmente, per quanto mi riguarda, sono di natura strategica, e quindi su che tipo di percorsi attuare per raggiungere degli obiettivi che siano di carattere commerciale, e quindi acquisizione di nuova clientela, o di quali passi compiere per raggiungere un determinato obiettivo di tipo produttivo, in questo caso. Quindi uno è proprio definire il percorso, in modo che poi ognuno, per propria, diciamo, area di competenza, sia in grado di portare a termine il lavoro, in modo da avere, come dire, una... dimostrarsi in maniera univoca all'esterno, quindi, certo, quindi di avere le stesse parole, fondamentalmente. Questo è un tema che è importante, ecco. Quindi, come si può dire, di definire il percorso, e quindi di rendere omogenei i comportamenti. Perfetto. Posso dire, sì, sì, proprio l'omogeneità. Omogeneità di comportamenti. Di comportamenti, sì, sì. Beh, questa è una cosa importante, insomma, quindi dobbiamo anche dire che una riunione di questo tipo richiede una fase anche preparatoria piuttosto importante, sì, insomma, sì, difficile, sì, che... Preparatoria, o certo, invece, come dire, spesso è è l'occasione per confrontarsi, per, come dire, tramite il brainstorming far venire fuori quelli che sono le necessità, e poi decidere qual è il comportamento da adottare. Quindi una cosa... E poi l'altro tipo di, come dire, se vogliamo conseguente, sono delle riunioni di tipo produttivo, e quindi lo stato dei lavori e verificare ognuno, anche là, per propria competenza e per proprio settore, come continuare per raggiungere standard di produttività, come dire, che sono stati pensati a inizio anno, ecco. Certo.
Quindi questo secondo, questo secondo tipo di riunione è più ordinaria, diciamo, certo, direi certo. Settimanale, direi le altre. Tra l'altro, se mi consenti, fa proprio parte del dopo riunione, cioè quello che si chiama follow up, quindi la gestione periodica degli stadi di avanzamento di quanto si è deciso. Ecco, secondo te, quali sono, e secondo voi ovviamente allargo la domanda, gli aspetti secondo voi prioritari o di maggiore attenzione, quelli dove trovate le maggiori difficoltà? Mi sembra che avevamo già dedotto un po' quello che è la conduzione del conflitto, se mi permetti, ecco, se, di poterlo interpretare in questo modo. Quando si fanno delle spese e ci sono in ballo, diciamo, i reciproci interessi, diciamo che la gestione del conflitto e quindi di pervenire poi a un compromesso che sia un output di una decisione è uno degli elementi. Interpreto correttamente questo aspetto, ecco, quindi gestione. Certo, piuttosto importanti, e quindi uno dei temi è quello proprio della gestione del conflitto. C'è qualche altra cosa che... Secondo me è come dire, la visione prospettica, quindi diciamo, dal punto di vista della strategia, dare una visione. Avere questa cosa proprio di visione. Bene, prego, passiamo allora al microfono. Ah, già fatto, perfetto, sì. Prego. Allora, io mi volevo ricollegare a quanto diceva il nome Nicolò. È un argomento questo veramente importantissimo, a cui io sono venuto oggi proprio per cercare di trarre delle informazioni, degli stimoli importantissimi. Nella vita aziendale oggi è fondamentale il lavoro di squadra, il lavoro di team. Cioè tutti gli enti, anche se sono piccole aziende, hanno delle responsabilità differenti e per quanto si possano impegnare al massimo ci deve essere un filo conduttore unico, come diceva Niccolò prima, in una direzione e, come si vuol dire, remare tutti nella stessa tempistica, eccetera. Quindi il lavoro di squadra richiede, secondo le nuove logiche, per quello che ho recepito, riunioni continue, non riunioni saltuarie soltanto ai fini strategici, ma riunioni continue che devono essere organizzate con la massima efficacia ed efficienza perché non diventino dispersive secondo quello che è lo standard italiano, poi della chiacchiera facile e della dispersione molto... Certamente. Ci sono anche, secondo le logiche della Lean Production, riunioni brevissimi briefing mattutini, certo, su quelli che devono essere gli obiettivi della giornata e della verifica delle problematiche riscontrate per esempio nella giornata precedente. Quindi l'organizzazione e la metodologia delle riunioni brevi, concise ma molto efficaci è effettivamente un argomento molto importante nella vita aziendale. Per quanto piccole, i vari enti penso che si debbano interfacciare tra di loro ed avere la comunicazione interna delle problematiche che si stanno affrontando. Certo. Il commerciale con la produzione, la logistica con gli acquisti, per i rifornimenti, per tutte le varie esigenze aziendali. Certo, hai accennato, fra l'altro, ci diamo sempre del tuo, ecco, come anche ieri, ovviamente, hai accennato un tema molto importante, perché nelle riunioni c'è sicuramente... ed è l'elemento anche un po' adesso delle carte che vediamo, ma diciamo che la discussione le state anticipando molto bene, quindi è più opportuno anche parlarne direttamente. Il problema, una delle cose che appunto ho spesso riscontrato, è che c'è l'aspetto, diciamo, verticale dell'organizzazione. Quando il capo indice una riunione, le persone partecipano perché l'ha detto il capo. Molto più sottile, ma fa parte proprio degli aspetti della Lean Production e di quello che è, diciamo, ormai queste organizzazioni che sono sempre più piatte, quello di trovare, diciamo, gli elementi aggreganti per di fare le riunioni trasversali, quindi fare in modo che i partecipanti possano intervenire e portare un contributo indipendentemente da un aspetto gerarchico e quindi che glielo dicono perché lo devono fare. E questo credo che sia un cambiamento di mentalità molto importante, che naturalmente deve essere prodotto dai capi con l'esempio, ma soprattutto da un team
manageriale che già dà l'esempio su questo tipo di cose, quindi anche promuove la trasversalità. Io spesso mi sono trovato che quando c'era una persona di un reparto andava alla riunione di un altro reparto, il capo gli chiedeva: perché vai lì a perdere tempo? Anche questo è un tema. Quindi uno degli aspetti fondamentali è che il team manageriale deve decidere il tipo di comportamento. A questo punto avete qualche altra osservazione su questo tema? Prego. Nelle piccole aziende solitamente i vari settori aziendali hanno un'importanza, diciamo, e portano comunque degli elementi in riunione. Il problema che, diciamo, ho vissuto in prima persona è quello del raccordo fra i vari settori aziendali, quindi che si portano in riunione, e questo ha a che fare con la gestione del conflitto, certo. Soprattutto in merito alla definizione dei cronoprogrammi. Scusa, non ho capito. In merito alla definizione dei cronoprogrammi, perché poi ogni settore produttivo, certo, cioè, aveva delle istanze proprie, quindi delle priorità in relazione al cliente, certo. Mentre la produzione che magari ha, diciamo, al Gantt, insomma, no? Come si dice, cioè, esatto, tutta la schedulazione, sì, ecco, sì, delle, diciamo, delle mentre attività. La produzione che magari ha una visione diversa, più tecnica rispetto a quello di un commerciale, ad esempio, o di un capo che comunque, diciamo, può riesce a incastrare meglio anche i tempi, diciamo, porta le sue istanze, però spesso non sono recepite dagli altri settori, certo. E quindi si creano problemi, ritardi e anche difficoltà di gestire proprio il conflitto. Certo. Grazie. È un intervento, diciamo, è un intervento importante e interessante. Possiamo dire, chiedo scusa. Possiamo dire che il conflitto è ineliminabile, che la produzione avrà sempre dei tempi che non seguono quelli del marketing, ma soprattutto quelli delle vendite, ma soprattutto i venditori hanno già venduto e si sono già impegnati, almeno nella mia esperienza, per prodotti che non esistono. E quindi, no, questo è uno standard. Quindi direi che da questo punto di vista è ineliminabile. Bisogna vedere se in effetti la riunione può costituire uno dei metodi, ma non l'unico, per poter riuscire a, diciamo, limare questo tipo di aspetti. Arrivo subito. Il tema di fondo è che, come abbiamo visto anche ieri, la razionalità perfetta non esiste, così come non esiste la conoscenza perfetta, e quindi purtroppo siamo sempre costretti a fare un continuo aggiustamento progressivo di tutti questi, diciamo, gap che si verificano naturalmente durante tutte le attività lavorative e tutte quelle che ho osservato. Ma poi vi farò anche un esempio specifico su questo, di una riunione veramente venuta male e che ho avuto modo di osservare, quindi anche come, diciamo, cautelarsi di fronte a questo tipo di trabocchetti. Prego. Dunque, uno studente, ho tre tipi di esperienze. Sì. Allora, ci sono delle riunioni operative che sono fisse. Noi ogni settimana ci vediamo come gruppo di lavoro e in queste riunioni fisse vengono trasmesse tutte le questioni comuni. Quindi è un momento di informazione, un momento di formazione e un momento in cui vengono date gli incarichi per la settimana, che poi vengono verificate nella riunione successiva. Questo tipo di riunione permette la condivisione dei problemi che riguardano il gruppo di lavoro, compresa l'informazione, anche la formazione. Quindi ci sono i momenti in cui ci si informa di nuove normative, di circolare, eccetera, eccetera. Poi abbiamo riunioni dove fatte invece a un livello paritario dei dirigenti, e in queste riunioni dirigenti ognuno di noi assume dei ruoli rispetto alla soluzione di un problema. Tecnicamente vengono chiamate delle conferenze di servizio. E in questo caso ciascuno di noi mette a fuoco i problemi che ha per dare una soluzione a un problema comune. Vengono superati, queste criticità vengono superate e si cerca alla fine di adottare un comportamento finalizzato alla soluzione del problema. Poi c'è un altro terzo tipo di riunione, che è una riunione che noi facciamo con gli amministratori.
non so, riunioni relativamente al bilancio, relativamente alla, a soluzioni di problemi un po' più, più di alto diciamo, contenuto. In questo caso strategiche queste riunioni. Strategiche. In questo caso noi diamo informazioni agli amministratori e poi, ad esempio, li rendiamo edotti su, sulla necessità di mettere da parte delle risorse per finalizzare a determinati obiettivi e c'è quindi il momento della condivisione dell'obiettivo. Uh-huh. Ho voluto intervenire perché diciamo, sono tre, cioè in queste riunioni io assumo personalmente tre ruoli diversi. Nel primo caso il ruolo, nel primo caso poiché io diciamo, ho a che fare con i miei collaboratori, il mio ruolo è un ruolo di vertice, nel senso che io do degli obiettivi, io do delle informazioni. Le riunioni fisse, collaborator- quindi sei tu fisse, sono operativi, il capo sì. E con i tuoi sì. collaboratori. Quindi riguardano la formazione, l'informazione, la condivisione certo. e poi l'individuazione di obiettivi specifici che andranno verificati in un secondo momento. Nell'altro tipo di riunione, quello che chiamiamo, chiamano conferenza di servizio, siamo fra pari e quindi diciamo e sono più, più libere, insomma, più, non c'è un problema di diciamo di vertice. Certo. Nell'altro invece sto in una posizione di subordinazione rispetto all'amministratore, all'amministratore dove do informazioni. E poi ci confrontiamo sulle decisioni da farsi, però la mia posizione è diversa. Quindi ho voluto intervenire per dire tre riunioni diverse, ruoli diversi. Certo, grazie perché da questo punto di vista è molto esauriente e in effetti è così. Noi diciamo in tutte le riunioni, come anche in questo caso, noi stiamo assumiamo ruoli diversi. Io in questo momento sono colui che deve dare le informazioni, ma molto spesso anche ne ricevo da parte vostra, no? Quindi c'è questo scambio e così. Sicuramente l'elemento gerarchico ha una forte importanza nella gestione della riunione, perché ovviamente ne condiziona i comportamenti, no? Da questo punto di vista. Adesso vedremo, appunto, proprio per questo che la parte centrale volevo un po' polarizzarmi sul comportamento, proprio per darvi quelle indicazioni su come anche studiare i modelli relazionali e quindi riuscire anche ad interpretare determinate reazioni che possono insorgere nel corso di una riunione e quindi trovare insieme qualche soluzione che ci possa permettere di contenerla o di arrivare a dei risultati opportuni. C'è qualche altra osservazione da parte vostra? Prego, Francesca, se no. Francesca, tu studi, no? Giusto? Sì. Quindi fai riunioni anche tu? Sì. Prego. Io mi chiedevo, diciamo, uscendo da qui stamattina, probabilmente capiremo come è bene non fare delle riunioni, cioè quali sono le riunioni, i modi più sbagliati per fare delle riunioni, come organizzarle male. E quindi Speriamo anche come organizzarle bene, sì. Perché non credo di avere un buon feedback se scoprite solo come organizzarle male. E quindi mi chiedevo, per poi condividere queste informazioni o fare in modo che diciamo, il team si allini su certe idee, certe cose, c'è bisogno di una riunione preliminare magari in cui parlare proprio del metodo di, appunto, delle riunioni, cioè... Una riunione per produrre la riunione? Sì, beh, sì. Diciamo cioè, è possibile. Perché la riunione, il metodo. Ma guarda, diciamo che era un po' una cosa che anche sulla base proprio della vostra e delle vostre osservazioni volevo produrvi, un po' come fuori programma perché non ho una carta specifica, ma che è stato un po' uno dei temi che ho sviluppato con il management relativi a quello che è la gestione dei problemi e del cambiamento e quindi che è utile anche per capire in qualche modo come preparare una riunione. Allora vediamo insieme un attimo questi ingredienti, che è uno schema piuttosto semplice ma che io ho sperimentato direi con qualche centinaio di manager e dato che i manager lo capivano nel senso che aveva ecco, una certa diciamo suscitava una certa attenzione, allora mi auguro che anche questo tema possa suscitare anche in voi un modo. Allora, per preparare una riunione, soprattutto nella soluzione di un problema o di un cambiamento, ecco, quando mi preparo, fra l'altro anche in questo momento sto facendo delle visite aziendali insieme
a dei colleghi di fondi dirigenti, e l'obiettivo è quello di riuscire a capire un'impresa e riuscire a capire per quale motivo questa impresa è competitiva sul mercato. Di solito sono anche imprese di successo, ce ne sono anche qui a Bari, come diciamo un po' sparse per l'Italia, sono in generale medie imprese, e quindi dobbiamo capire quali sono i parametri con i quali, ecco, percepire come, perché questa impresa cambia e perché ha successo. E questo io lo trovo, adesso penso che magari mi spiego meglio con questo schema. Perché credo che questo, dal punto di vista proprio della preparazione anche dei contenuti della riunione, possa essere importante. Allora, uno dei primi punti, posso toglierti il microfono? Allora, quando ve lo dico proprio nella, perché praticamente lo sto facendo, e quindi credo che da questo punto di vista possa essere incisivo. Allora, qual è il primo aspetto sul quale devo riflettere nel preparare una riunione in generale? Cioè, e allora, ve lo dico poi dopo, così ci possiamo riflettere meglio. Allora, possiamo chiamarlo di una visione, poi si chiama tecnicamente anche missione, ma è in generale un obiettivo. Allora, sia un'azienda, che sia un'azienda, che sia, diciamo, anche come individuo, che dobbiamo fare una riunione di reparto, che dobbiamo fare interfunzionale, dobbiamo stabilire qual è, diciamo, l'obiettivo, la missione, quello che noi vogliamo ottenere da un determinato evento. Vogliamo fare un esempio, non so, quello di diminuire i costi, quello di, c'è qualche altro obiettivo, di avere una formazione efficace. L'obiettivo quello di essere più competitivi, poi tu citavi un obiettivo, quello di omogeneizzare i comportamenti, anche qualsiasi cosa, adesso pensate a qualsiasi cosa, poi magari li mettiamo lì di fianco. Allora, che cosa ho bisogno per raggiungere questo obiettivo? Allora, il secondo blocco è quello di che ho bisogno delle competenze. Mettiamo anche un obiettivo facile, devo aprire una filiale in Cina. Di che tipo di competenze mi devo avvalere? Devo capire se all'interno della mia impresa c'è qualcuno che è disponibile ad andare in Cina, qualcuno che magari sa il cinese, un po' come il caso di ieri, che dobbiamo assumere un direttore di stabilimento. Che tipo di competenze deve avere? E qui entriamo, ancora ci ricolleghiamo, ma questa è la parte del foglio nascosto, quella di ieri, sui must e sui want, quindi che avevo visto prima. Quindi guardiamoci in giro. Allora, anche nel preparare una riunione, dico, ma è chiaro che abbiamo delle riunioni fisse, il consiglio d'amministrazione ha dei ruoli, quindi sono loro, e quindi è molto facile. Ma mettiamo che se un consigliere non viene, è possibile che si faccia sostituire, non lo so, non è possibile, quindi salta la riunione comunque, quindi per quanto riguarda questo caso il problema si risolve alla radice. Ma mettiamo, come capita spesso, che ci sono anche dei manager o delle persone che dicono, vabbè, io non posso venire, viene l'altro. Ritorniamo al tema delle competenze. Le persone hanno le competenze necessarie per essere, diciamo, produttive in quella riunione, magari di più, perché però non lo sappiamo. Quindi, se vogliamo, prego. Non dico indubbiamente. Qualche volta può capitare, no? Quindi, da questo punto di vista. Quindi, se io voglio andare in Cina, a questo punto, questa missione, devo avere un certo tipo di competenze. C'è un terzo passo, che è la domanda che noi non ci facciamo mai, soprattutto come italiani, perché abbiamo un gran pudore, mentre invece gli anglosassoni sono più specifici su questo, più assertivi se vogliamo, che risponde a che cosa me ne viene in tasca? Noi non la esplicitiamo ma la pensiamo. E quindi sono gli incentivi. Gli incentivi, che possono essere monetari, non monetari, però dal punto di vista motivazionale, calcolando che la motivazione non è altro che l'insieme dei nostri comportamenti che ci permettono di raggiungere un obiettivo, di soddisfare un bisogno, si possono dividere in due categorie. Quella della motivazione, della piramide di Maslow, di soddisfare i bisogni, quindi della ricerca del piacere, ma se vogliamo anche dell'allontanamento dal dolore. Posso immaginare, scusami che non mi ricordo il tuo nome, che Franco
se il manager è il capo dei suoi riporti, i suoi collaboratori partecipano alla riunione, perché che cosa gli viene in tasca? Magari nulla, ma sanno che se non partecipano è probabile che possano avere un richiamo, o è probabile che Franco gli chieda il perché di questa partecipazione, o possono avere una valutazione non positiva. Quindi questo sarebbe un po' il terzo aspetto importante. Che cosa manca in questo tipo di, diciamo, di fase preliminare? Manca quelli che sono, diciamo, le risorse. Le risorse sono gli aspetti che possono essere o gli asset economici o, diciamo, le risorse anche, cioè dipende molto dal tipo di elemento che noi, diciamo, di problema, poi possiamo calarlo, perché per esempio se diciamo la filiale in Cina posso avere risorse economiche dal punto di vista che cosa ci vuole a prendere una fitta a Shanghai, risorse di tipo che magari ho già lì una sede, un appartamento, posso essere altri tipi di risorse relativamente al fatto per esempio che il mio brand sia più o meno conosciuto, cioè quindi sono asset sia di tipo finanziario in generale, ma anche asset di tipo di marketing, asset di tipo organizzativo in generale. Ultimo punto è quello del piano di implementazione. Cioè devo capire, questo nella fase preparatoria, ma può essere anche l'output di una determinata riunione, capire qual è il piano, ma in effetti se non c'è un piano, se devo pensare anche e cercare di prevedere quando, diciamo, questo obiettivo. Se ho una riduzione di spesa posso immaginare che comunque abbia un obiettivo che è all'interno del bilancio d'esercizio o all'interno del trimestre, però le cose poi ovviamente cambiano da questo punto di vista. Allora, per, diciamo, fare un po' la prova del 9, di che questo sistema funziona, proviamo a vedere quali effetti ci sono se noi cancelliamo una di queste cose qua. Allora, se per esempio annulliamo la visione e l'obiettivo, ecco, pensate a livello organizzativo che abbiamo una serie di persone che ha delle competenze, che è incentivata magari, ma non si capisce perché, e quindi vediamo che a livello organizzativo, per esempio, sono i premi dati a pioggia, no? I premi che ad un certo punto sono magari basati sul primo di risultato, le persone sono premiate o non sono premiate, ma solo per appartenenza a un gruppo, non tanto perché sono effettivamente basate su un'attività che hanno fatto, su un premio o su un effettivo merito. Allora, pensate un po' che, vabbè, sulle risorse ci sono magari dei soldi da spendere e non sappiamo come, no? Adesso guardo gli amici qui di Forland, perché sappiamo molto bene ad esempio quanti fondi europei non vengono poi utilizzati in Italia come in altri paesi, ma sappiamo anche molto bene per esempio quanti biglietti della lotteria vincenti non vengono ritirati, cioè ci sono un sacco di risorse, di capitali che non vengono utilizzati. E poi il piano, e poi magari c'è un piano di implementazione, e io mi ricordo di aver osservato una società a cui manca questo tipo di visione, che sta andando proprio sugli affari, una società informatica, anche piuttosto importante, molto, molto estesa, ma proprio perché gli manca questa visione, diciamo, non ha un piano di implementazione, quindi fa tutto di fretta. Cioè l'importante è fare subito, che cosa non si sa. Per cui noi possiamo dire che se manca questo fattore, ci metto una crocetta così, il risultato è la confusione. Questa è un po' la prova del 9, per dire così. Ed è una macchinetta che secondo me funziona, perché come vi dicevo, la sto utilizzando personalmente e in preparazione proprio della riunione che fra l'altro ho lunedì per andare a mappare un'impresa. Proviamo a vedere di avere la visione, poi dopo è chiaro che può mancare tutto, può mancare nel 3, 2, eccetera, perché poi il sistema si complica in modo fattoriale, ma noi adesso lo facciamo molto semplificato. Pensiamo che mancano le competenze. Io me lo sono trovato personalmente. Mi ricordo che io ho fatto il responsabile del personale di SAP Italia Consulting e, diciamo, sono stato convocato per un ottimo posto di lavoro in cui avevano invertito l'etichetta. Cioè, non HR manager, che è sempre in inglese, SAP Italia,
ma manager di SAP HR. SAP HR è un protocollo, è un sistema, diciamo, ERP di gestione del personale, ma è una tipica attività tecnologica e sistemistica, quale non lo sono. Come pensate che mi sia sentito di fronte all'amministratore delegato e anche al cliente che mi proponeva una cosa di cui non capivo niente, ma che loro pensavano che io avessi l'etichetta? E quindi guardate, avevo la missione, però mi hanno detto, io devo fare un mi diceva il capo del payroll, devo fare un'interfaccia che vada al payroll e che poi dopo esca da una parte, eccetera. Vedo che annuisci per il tuo componente tecnologico, per la tua competenza. Ecco, quindi che mi diceva questo. Avevo l'incentivo perché il contratto era molto buono. Le risorse, vabbè, c'erano perché era così e naturalmente avevano un piano di implementazione di fare subito, perché chiaramente sappiamo molto bene che se non c'è, diciamo, se i valori non vengono in qualche misura ottenuti, vabbè, fa niente, si può far così, ma se non escono i cedolini di stipendio, chiaramente questo produce delle reazioni immediate. Mi sono sentito molto ansioso. Quindi, quando non ci sono le competenze, la macchina dovrebbe, in termini molto generali, avere una reazione di ansietà. Allora, quando anche facciamo una riunione dobbiamo pensare che le persone, se hanno più o meno le competenze, qual è la reazione a volte all'ansietà? Cosa fa il cinghiale o la cinghiala quando si sente braccata? A volte scappa, ma a volte poi diventa, quando non scappa più, diventa anche molto aggressiva. Quindi attenzione magari a decodificare che alcuni comportamenti in riunione molto aggressivi sono magari delle mascherature, se vogliamo, anche di un comportamento di mancanza di competenze. Può essere anche l'indifferenza. Può essere anche l'indifferenza. E infatti quello, bravissimo Franco, perché mi anticipi anche quello che appunto vedremo di mappare, che è l'atteggiamento di fuga, e quindi ci può essere anche l'atteggiamento di far finta di niente, quindi da questo punto di vista, e quindi di riuscire a essere, diciamo, trasparenti, per quindi non far trasparire che ci sono delle mancanze. Devo dire che questo, ahimè, capita molto spesso in molte imprese, soprattutto anche le imprese americane, dove in effetti ci sono queste massicce riduzioni del personale e quindi le persone hanno un atteggiamento sicuramente di fuga, di trasparenza, di non esporsi, proprio per il fatto che a questo punto si va proprio a mappare poi molto bene le competenze, e chi non ce le ha, che è fuori dal mercato e fuori anche dall'azienda. Ecco, pensate che poi nelle aziende americane, non in Italia perché non si può fare, ma gli stipendi si alzano e si abbassano a seconda, e possono, quindi c'è una contrattazione anche annuale in cui se una persona non ha più uno stipendio in linea come lo paga il mercato, gli viene anche abbassato lo stipendio. Addirittura ci sono state delle ipotesi surreali, ma che poi dopo il problema è che queste cose poi tracimano, no? Perché poi noi arriviamo molto, a volte più tardi, ma a volte arrivare più tardi può costituire un vantaggio, perché addirittura molte imprese americane utilizzano tecniche che si chiamano il job crowding, quindi la folla del lavoro di massa, per cui licenziano le persone di massa e poi le riassumono a un contratto inferiore. Siamo su questi livelli, e questo dal punto di vista anche della liberazione. Quindi, che è quello che poi il problema è appunto questo, che loro anticipano certe cose, non è detto che queste cose siano ovviamente un progresso, perché da questo punto di vista io lo sostengo, insomma, abbiamo una legislazione che per esempio anche sul lavoro, il diritto dei lavoratori, è una cosa che gli altri paesi non hanno. Quindi avere, anche se molto criticato, anche da noi può accadere, diciamo che sì, forse però da noi in modo più mascherato, ecco, rispetto a quello che invece per loro è una cosa molto normale. Ah, certo, assolutamente. Sì, no, da quel punto di vista accade forse a livello individuale, non di massa, ecco, di lavoratori, quindi da questo punto di vista accade anche da noi. Sì. Quello si chiama strategia, però ci vogliono più esperti.
Comunque, noi pensiamo adesso che in effetti se non abbiamo le competenze necessarie, diciamo che in una situazione standard dovremmo entrare in ansia. Quindi anche chi indice la riunione, chi vuole guidare il gruppo di lavoro, chi vuole incidere e portare in questo cambiamento, deve fare una riflessione anche sulle competenze e su chi può portare effettivo valore, no? Perché anche dalle competenze poi, come dicevamo prima, perché mi ricordo appunto una tua interessante osservazione, l'omogeneità dei comportamenti dipende molto da questo, dalle competenze che so esprimere. Io mi ricordo per esempio le competenze dei venditori. In effetti io sono sempre seguito le forze di vendita e in effetti quando mi è capitato anche di supportarli in una certa applicazione, eccetera, in un certo progetto di cambiamento, chiedevo sempre ma com'è il prodotto, come funziona, eccetera. E i venditori assolutamente non avevano nessun interesse a capire come funziona. Allora avevano queste tecniche negoziali di proporre, di fare, eccetera. Però è chiaro che il non sapere come il prodotto funziona va a incidere sicuramente su un'omogeneità di comportamenti, dove il venditore magari ha la leva solo dello sconto, senza percepire di quello che sia il reale valore del prodotto, piuttosto che un altro ha una leva diversa, che può essere l'empatia, piuttosto altre tecniche, ecco, di persuasione, di convincimento, che fanno parte dell'arte della vendita. Quindi è importante vedere chi abbiamo di fronte, se veramente tutti hanno le competenze necessarie. Terzo punto importante, se mancano gli incentivi. Cioè se le persone, sia in modo positivo o negativo, non sanno che cosa gli viene in tasca. O hanno la percezione che sì, che per esempio la riunione sia inutile, che quindi non possono trarre nessun vantaggio. Qual è secondo voi il sentimento, cioè la cosa? L'apatia, sì. E io lo vedo anche un attimo più forte, se vogliamo fare una riunione come modello di problem solving o di gestione del cambiamento, che la gestione del cambiamento è un problem solving fondamentalmente, che è la resistenza. In generale, dato che poi, cioè la resistenza al cambiamento, cioè il fatto che uno dice andiamo tutti in Cina ad aprire una filiale, sì, però cosa me ne viene in tasca? Se non ho l'incentivo di dire che mi paghi la trasferta, la famiglia, le cose, eccetera, o diciamo poi quando rientro, per esempio anche quando si mandavano all'estero tante di queste persone, l'incentivo doveva essere ma quando torno cosa faccio? E spesso era un problema, perché quando una persona di una multinazionale va all'estero e quindi va alla casa madre, quando rientra nel paese non gli si può affidare un ruolo di pari livello, perché il livello organizzativo è dipendente dal numero di paesi che uno segue, quindi dove si abbassa poi il fatturato e il business, a questo punto si abbassa anche la cosa. Quindi è chiaro che se io voglio cambiare una cosa, se mi mancano gli incentivi, io in qualche modo ho delle persone resistenti, perché non hanno la percezione di che cosa, di qual è il mio interesse. Ecco che anche nella fase preparatoria delle riunioni è opportuno che queste cose vengano comunicate, magari anche a livello psicologico. Ci tengo che vieni perché le tue competenze o queste cose sono importanti e dobbiamo essere d'accordo su questo, perché questo produrrà dei risultati che ti permetteranno in prospettiva, eccetera, anche di avere un determinato vantaggio. Quindi tenete presente, fra l'altro, che statisticamente è stato provato che quando voi proponete un cambiamento si segue molto la curva normale, o la famosa, che si chiama normale, o la curva gaussiana, anzi, che la conoscete tutti, la classica curva campana. Per cui fondamentalmente nella curva campana abbiamo la facciamo qui in piccolo, c'è perché è sotto, perfetto, benissimo. Nella curva a campana, poi la riprenderemo perché la gran parte dei fenomeni sociali viene descritta così, se qui annoviamo il numero delle persone, allora vediamo che ci sono un certo numero, quando se vediamo il cambiamento, e questo è il livello di accettazione, alta, bassa. Allora, poi dopo lo possiamo riprodurre per tante cose. In generale questo è il 12% il punto di flesso qui, è il 12 qua, poi può essere una varianza, eccetera, ma fondamentalmente quando voi proponete un cambiamento avete
in media, provate a contarlo, se sono 10 le persone ne avete un paio che accettano entusiasticamente, avete 6 o 7 che vedono come butta e poi si aggregheranno al cambiamento ma solo dopo aver sperimentato, e avrete un 2 o 3 o una che non la convincerete mai. Allora il tema è dove, diciamo, incidere, su chi lavorare? Quindi la domanda mi permette poi di ricollegarmi a quello che era il diagramma di Pareto, della regola dell'80-20. Per cui molto spesso cosa succede? Che la maggioranza degli sforzi la facciamo qui, ed è inutile, non serve. Eticamente il manager è chiamato a, diciamo, condurre, no, quelli che contribuiscono meno, ma se volete, proprio dal punto di vista utilitaristico, questo è tempo perso. Cioè, continua a lavorare chi lavora? Assolutamente, sì, sì, assolutamente. Ma accade così, eh? D'altra parte è chiaro che poi a livello manageriale ci sono gli aspetti di performance management, nel senso che in ambienti dove questo è possibile fare, questo tipo di persone poi vengono progressivamente allontanate dal gruppo, no? Ci sono tanti discorsi, chi non sale sul carro di quello del cambiamento probabilmente poi si trova fuori, ed è opportuno che poi queste persone lo capiscano, ma lo sforzo di convincimento da questo punto di vista è inutile. Quindi c'è una riflessione anche da parte, vi invito a riflettere su quanto in effetti queste formazioni reattive che si dicono in psicologia, cioè chi non ci crederà in modo assoluto, è inutile fare una battaglia muro contro muro sotto questo profilo, perché poi in effetti sarà lui magari che si sposta da questa parte o da questa. E tenete anche presente che tutti gli altri hanno proprio bisogno di questi fattori che citavo prima per poi dopo promuovere il cambiamento: le competenze, gli incentivi, poi le risorse, poi il piano dell'implementazione. Allora, mi sono, prego, certo, assolutamente. Sì. Sono incentivi, io sto parlando di incentivi psicologici, non incentivi monetari. Cioè, questo è l'elemento. Cioè, come dicevamo, ricerca del piacere, l'automatico del dolore, cioè non vi do la monetina, eccetera. Ieri abbiamo parlato di come incentivare per esempio le persone ad arrivare in orario, e c'era un caso appunto abbastanza divertente, potevo anche proporvelo qui, che era che c'era uno stabilimento messicano che aveva tutti questi operai che arrivavano sempre in ritardo, e quindi questo naturalmente in un ambito produttivo, soprattutto il lavoro a turni, questo è un aspetto piuttosto importante, ecco. Quindi E a questo punto avevano, diciamo, messo in piedi una lotteria, per cui chi arrivava in orario poteva staccare un biglietto da lotteria, e quindi a un certo punto sono arrivati tutti puntuali. Il problema cos'è? Che poi quando hanno estratto il premio hanno ricominciato tutti ad arrivare ovviamente in ritardo, no? Quindi l'incentivazione, dobbiamo anche, c'è un grosso discorso anche sull'elemento dell'incentivazione. E una delle regole dell'incentivazione è proprio quella, che anche questa è un po' controintuitiva, ma si basa sul, che però è alla base della politica, non se ne può parlare, ma è quella del differimento del tornaconto. Cioè la capacità di un leader di trascinare, diciamo, le persone verso un obiettivo, è anche quello di spostare sempre l'obiettivo in là e pensare in effetti che questo possa essere realizzato in un tempo futuro. Quindi l'incentivo può anche essere basato appunto sul fatto che se si partecipa, se si ottiene questo, allora si avrà una società migliore, si avrà una società più giusta, saremo più ricchi, saremo così. Naturalmente per questo tipo, diciamo, di incentivazione, l'incentivazione è di tipo carismatico. Adesso non possiamo ovviamente parlare di politica, ma abbiamo degli esempi, abbiamo tre esempi di leadership diverse, di carisme diversi, che cercano di portare a sé e naturalmente di delineare, ecco, se vogliamo, un futuro di questo paese secondo modalità diverse, ma questo è, diciamo, proprio aspetto della leadership carismatica. Quindi anche il carisma fa parte degli incentivi, se vogliamo, dell'incentivazione ad agire. E se vogliamo, gli incentivi, diciamo, di tipo
non monetario, che afferiscono poi anche ai bisogni di autorizzazione, sono più efficienti nel tempo rispetto a quelli di incentivi, degli incentivi monetari. Perché gli incentivi monetari, se vogliamo, fanno parte un po' di uno zaino che ci portiamo alle spalle. Un po' era la teoria di Herzberg della motivazione, che diceva appunto che noi abbiamo due tipi di fattori, dei fattori di igiene e dei fattori effettivamente di motivazione. Voi la conoscete o vogliamo ripassarlo un attimo sulla motivazione di questo? È uno schema talmente semplice che ormai ha oltre 50 anni, ma è molto utilizzato. Allora, quando voi volete incentivare le persone, dovete tenere presente che ci sono dei fattori che, diciamo, non producono motivazione ad agire, ma producono grande malcontento se questo fattore non c'è. E per esempio questo è lo stipendio. Cioè, tutto quello che noi abbiamo non è che poi quando arriviamo sul lavoro ringraziamo tutti i giorni, ah che bello però il datore di lavoro che ci dà lo stipendio anche oggi, cioè, a parte situazioni molto particolari, però fondamentalmente lo diamo per scontato. Se si sbaglia a inviare cedolini di un giorno, c'è un ritardo di pagamento, è chiaro che le persone hanno molta scontentezza. Quindi di fatto non è quello che trascina verso il cambiamento le persone. Ci sono altri fattori che attengono poi a bisogni di autorealizzazione, che si basano sul sé, che si basano sulla capacità anche di automotivarsi e quindi di essere, per esempio, più diciamo competenti, più diciamo per avere una stima maggiore anche nell'ambito delle persone che della propria area di persone. È chiaro che queste sono tutte quelle cose che invece spingono a incentivare. Anche l'aspetto potere è una spinta, diciamo, a incentivare le persone in modo, diciamo, verso l'azione. Poi è chiaro che uno, se ha più potere, ha anche più soldi. Ma diciamo, nella mia osservazione, anche osservando persone molto in alto e anche di un certo potere, hanno sempre la spinta ad ottenerne di più. Ecco, io non ho visto persone ai vertici d'azienda che si ritengono appagate, perché il profilo motivazionale, per questa differenza tra i fattori di igiene e fattori di motivazione, si riproduce a qualsiasi livello. E quindi è opportuno che venga giocato. Molto spesso mi sono trovato, per esempio, con i manager che dicono: beh, tu sei pagato e quindi devi fare qualche cosa di più, no? E perché sei pagato così? E le persone, obiettivamente, non è detto che abbiano questo tipo di aspetto solo per il fatto di essere pagati. E adesso poi vi proporrò anche un'altra piccola metafora che mi è stata molto utile quando abbiamo dovuto gestire le prestazioni delle persone, che naturalmente anche questo fa parte di quello che spero possa interessarvi proprio per le cose che avete detto nel corso della riunione. Prego. Non so se è acceso, quindi... Sì? Avevo notato negli ultimi sei anni... Sei anni? Sì, sei anni quindi fa. Un'osservazione scientifica, sì. Prego. Perché? Quando c'è stato un cambiamento ai vertici, le riunioni, le assemblee erano piene. Poi dopo, con il tempo, magari se hai cominciato ad operare bene i primi 2, 3, 4 mesi, hai dimostrato che, diciamo, sei in grado di poter fare una cosa per bene, le assemblee sono andate sempre più deserte. Certo. Quindi forse l'incentivo, come diceva lei, è anche un incentivo psicologico. Il fatto assolutamente. Che, hai colto esattamente che l'assemblea, vediamo cosa fa il nuovo capo e che tipo di... E qui è l'allontanamento dal dolore, no? Mettiamo che queste sono decisioni che possono impattare negativamente la mia, diciamo, il mio business, in quello tutta che onestà, è la cosa, non eccetera. È stato gratificante. Quindi vediamo un attimo di capire, magari mi annuncia un taglio di personale, mi annuncia un taglio dei costi, andiamo a sentire, perché andiamo a far sentire anche la nostra voce, incentivo forte. Poi se queste cose non avvengano, è chiaro che l'attenzione poi, diciamo, arriva in una certa tranquillità, perché sappiamo poi molto bene che la curva dell'interesse ha ovviamente questo andamento, no? Alto, e poi dopo si stabilizza. Anche quando poi facciamo le riunioni, poi quelle dopo che sono di follow up, e quindi di controllo dell'avanzamento dei lavori, se sono delle riunioni standard, è chiaro che il livello di interesse può essere basso. Attenzione però, se sono delle riunioni di progetto,
dove diciamo i consulenti vengono pagati per la realizzazione del progetto e ci vuole la formalizzazione che questa fase sia conclusa, allora la rilevanza è alta, perché se questa fase è conclusa allora fatturo, cioè dipende molto da quelli che sono i componenti. Quindi attenzione dal mio punto di vista agli incentivi, questo vale sia per le riunioni operative, di business eccetera, ma per le riunioni di staff, ma vale anche se volete anche un po' per la scelta se volete degli studi o del cambiamento professionale eccetera, perché questo percorso secondo me logico può essere applicato anche a livello singolo e può essere anche magari messo anche come riflessione delle persone. Io l'ho fatto in un'esercitazione anche all'interno di IBM, che ho chiesto una linea di dire: ma sentite, quali sono secondo voi le robe che avete qui per produrre questo determinato cambiamento? E ognuno ha fatto una valutazione, perché spesso e volentieri, soprattutto le grandi imprese, hanno una grande, diciamo, e poi qui non abbiamo parlato ancora della visione, ma hanno diciamo una formale esplicitazione di quelli che sono gli obiettivi, ma non è detto, e uno dei loro problemi è proprio che questi possano poi scendere in modo coerente con le competenze, con gli interessi e con gli altri aspetti, ecco, che stiamo vedendo adesso delle persone. Bene. Non quindi, so se ho risposto, però sì, no, comunque, perché, diciamo, volevo ultimare. Sì, certo. Poi quando ci sono stati degli incentivi economici, le assemblee si sono ripopolate. Perché la gente diceva: io devo perdere tempo, quindi denaro, è bene che qualcuno mi compensi questa cosa. Mi compensi per questa cosa. Allora, sì, personalmente diciamo la che non l'ho presa molto bene. Ah, ecco, no, stavo per dire con parere. Era un esperimento per vedere se l'interesse era... forse non erano motivati, o era una questione di denaro. Diciamo che oggi in questa situazione attuale molti non vorrebbero perdere neanche un minuto di lavoro, perché è denaro, quindi si ha questo, attualmente sto avendo questi problemi, cioè l'assemblea è un po' meno... Beh, noi abbiamo parlato solo della faccia dell'interesse alla riunione, ma è corretto anche vedere dell'interesse indiretto, cioè di che cosa comporta come perdita di tempo nel partecipare alla riunione e trascurare l'attività lavorativa. Per esempio, uno degli aspetti che c'è nel finanziamenti, che anch'io ne sono un po', diciamo, addentro su questo, è che il calcolo del costo della formazione è basato sia sui costi che ci sono del relatore, dell'affitto dell'aula, di tutte le cose, delle persone che si occupano, ma è anche calcolato il costo degli stipendi delle persone che vi partecipano. Quindi il costo, grosso modo, il costo complessivo della formazione è anche, fra virgolette, il mancato lavoro. Anche se questo aspetto dal mio punto di vista è anche un po' criticabile, perché fin quando noi continueremo a vedere la formazione solo come costo e non come investimento, è chiaro che saremo anche sempre in una sorta di difficoltà e anche di dare una certa secondarietà a questo aspetto, che invece è alla base, secondo me, anche della crescita di un paese. Bene, vediamo se mancano le risorse economiche. Dobbiamo andare a Shanghai, ma non ci abbiamo una lira per poter così. Allora, quindi abbiamo tutto, abbiamo la missione, sappiamo che potremmo farlo, ma c'è un impedimento, ci potrebbe essere anche un impedimento della linea produttiva. Sappiamo come molto bene che la gente vuole da matti questo prodotto, ma guarda caso non ne abbiamo più a magazzino da vendere e c'è una forte domanda e cose di questo genere. Quindi si applica a una miriade di occasioni. Allora, se mancano le risorse, l'atteggiamento generale sulle quali dobbiamo combattere è l'aspetto della frustrazione. Cioè la frustrazione in quanto le persone potrebbero fare, sono incentivate a fare, ma il prodotto non c'è. Il differenziare questo tipo, è chiaro che combattere l'ansietà e la frustrazione è diverso. Qui siamo probabilmente in un aspetto proprio di problem solving, di rimozione di cause oggettive, che per esempio c'è un problema, c'è un gap produttivo. Qui siamo in una parte di investimento formativo o di acquisizione di altre persone o di cambiamento dei gruppi di lavoro. Vedete che a seconda di quello che è la mancanza percepita, noi possiamo agire
in modo diverso. Naturalmente è ovvio, questo è solo uno schema, la realtà è sempre una mescolanza di tutti questi fattori e quindi è molto più complicata. Però sapere un po' spacchettare queste cose vi può aiutare, ne sono convinto, come ha aiutato me, a diciamo indirizzare e risolvere sia i problemi sia la gestione delle riunioni. Da ultimo, se manca un piano di implementazione. Ecco, il piano è un po' anche l'agenda della riunione, se volete. Ci mettiamo dentro tutto quello che dal punto di vista quantitativo serve all'economicità. Ecco, se vogliamo diciamo confrontarlo con l'agenda, è quanto dura la riunione. La riunione dura da alla alla e deve avere diciamo una certa tempistica. Quindi piano di implementazione, se volete, della riunione stessa, oltre che naturalmente il piano di implementazione della soluzione di un determinato problema quando ci aspettiamo determinati risultati. Se ci sono tutti questi fattori e non c'è questo, beh, mi potete rispondere facilmente, c'è la stagnazione, cioè le cose ristagnano. Anche in questo caso, resistere al cambiamento è un atto di volontà, la stagnazione è un atto di non volontà, cioè è un atto relativo, è più una rassegnazione. Allora è chiaro che anche in questo caso sono diciamo caratteristiche, se volete, diverse. Ora, visto che mi sono lanciato in questa cosa e poi passeremo alla parte di più formale di come si organizza una riunione, c'è un tema importante che sono le performance dei componenti della riunione. Allora vi volevo proporre una piccola metafora che ci permette appunto di anche distinguere, se volete, quello che è diciamo il concetto di prestazione professionale. No? Parlavamo prima che diciamo uno ha lo stipendio e quindi deve intervenire, eccetera, no? Da questo punto di vista. E quindi anche in una riunione formale la persona deve operare in un certo modo che è atteso. La metafora che è stata proposta da un grande pensatore, che credo che ormai non ci sia più, adesso però non l'ho verificato perché quando l'ho sentito era ultra ottantenne, si chiama Charles Handy, è un irlandese ed è uno dei più grandi guru dell'organizzazione. Allora, l'essere irlandese e l'essere, diciamo, cattolico fa sì che in effetti sia un po' il contraltare a una cultura, diciamo, anglosassone nell'organizzazione dominante, e quindi direi che, diciamo, anche la semplicità delle sue metafore è uno degli elementi che dal mio punto di vista lo rende molto ben leggibile anche in Italia, da noi, insomma, c'è una certa, diciamo, affinità, se vogliamo, culturale. Allora, una delle sue metafore più semplici è quella che va sotto il nome della ciambella invertita. Ne avete sentito parlare? No? Vi incuriosisce un po' la ciambella invertita? Cioè, non è pervertita, invertita. Non è una cosa, assicuro l'assoluta moralità della mia esposizione. Allora, la ciambella invertita, come si fa a invertire una ciambella o diciamo un salvagente così? Allora, una ciambella è fatta così, grosso modo. Come si fa a invertirla? È un gioco di... No, si può rovesciare, però questo è del disegno difficile, non riesco a rovesciarla. Si fa un'inversione diversa. È il corso sulla creatività che dobbiamo pensare un po' lateralmente. Si riempie il buco e si lascia l'area virtuale intorno. Questo è, nella sua semplicità, è una roba molto potente che in effetti mi ha permesso di gestire anche coloro che sono contributori bassi. Perché uno diceva, caspita, io per il mio stipendio faccio fin troppo. Vedremo che fra l'altro uno degli atteggiamenti anche di fuga, che è contrario all'assertività, e organizzativamente è anche uno di quelli, diciamo, di questi atteggiamenti negativi che spesso ci sentiamo, dal punto di vista manageriale, no? Io faccio fin troppo. E in effetti questo è, oppure le persone che dicono, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, perché mi giudichi negativamente? Questo è un po' l'elemento di fondo. A volte capita questo aspetto, perché voi avete la sensazione che anche se la persona ha fatto tutto quello che gli viene richiesto, o forse soprattutto perché ha fatto esattamente quello che gli viene richiesto, fondamentalmente non ha avuto una prestazione all'altezza delle attese. Per esempio, a Milano c'è la
la metropolitana milanese, i macchinisti, quando vogliono fare uno sciopero bianco, seguono esattamente le procedure. Il seguire esattamente il manuale delle procedure produce un rallentamento, un accodamento dei treni che fa assolutamente impazzire tutto il traffico. Allora, se volete, ecco, chi fa, non è detto che chi fa esattamente quello che gli viene richiesto abbia poi una performance soddisfacente. Per quale motivo? Perché quello che vi viene richiesto è rappresentato metaforicamente dal buco pieno di questa ciambella, cioè tutto quello che voi potete normare, misurare, iscrivere, prescrivere in modo formale, diciamo che possono essere le descrizioni di ruolo, possono essere gli obiettivi, possono essere, diciamo, tutte quelle cose che formalmente nella vostra realtà vengono definite, ma voi sapete molto bene che la realtà non è mai esattamente come viene descritta. Ci vuole qualcosa in più. E soprattutto in questo periodo bisogna dimostrare creatività e quindi bisogna muoversi nell'area virtuale della ciambella. Ecco, se volete, il limite, questo qui tratteggiato, è un limite che volete, che è l'area, ecco, se vogliamo, è l'area anche di quello, di ciò che è lecito dall'illecito, no? In un ambiente di lavoro è chiaro che uno non è che possa in qualche modo fare qualsiasi cosa. Però quello che è atteso, e quello che è atteso da una performance di valore, e soprattutto da una performance che sia, diciamo, orientata alla soluzione dei problemi, è che la persona si deve muovere qui. Non si può muovere qui dentro, perché non esiste, almeno anche nella mia esperienza, ma in generale non credo di essere disconfermato, non esiste nessuna mappatura che possa esattamente, diciamo, rappresentare la realtà. Se volete, come piccola citazione, il secondo diario minimo di Umberto Eco, l'avete letto? No? È un altro libro abbastanza spiritoso, che appunto fa un'analisi filosofica del fatto che le carte geografiche in scala 1 a 1 non sono convenienti e non vanno bene, ecco, da questo punto di vista, perché, ma lui lo dice, in effetti, quelle che ricoprono perfettamente il territorio, ma non dice che sono inutili perché è palese, ma li dice perché è impossibile la rappresentatività completa del territorio. E perché? Si sovrappone al territorio, ma il problema sono gli abitanti. Perché gli abitanti, praticamente, se la carta è sopra gli abitanti, manca degli abitanti e quindi non li rappresenta. E se invece, diciamo, gli abitanti sono sopra la carta, sono sulla carta e non sono sul territorio. Ecco, adesso scusate, è una cosa abbastanza, diciamo, surreale, onirica, no? Però per dire, adesso lo diciamo anche come provocazione, per, diciamo, contrastare quegli atteggiamenti, diciamo, assolutamente burocratici, che uno dice io faccio assolutamente quello che c'è scritto. Nel mondo attuale del business, nel mondo attuale delle difficoltà in cui ci troviamo, fare esattamente quello che è prescritto è ovvio, ma alle persone in senso positivo è richiesto che generino idee, che facciano di più e cose di questo genere. Allora perché facciamo una riunione? Perché risolviamo dei problemi, delle cose in più? Perché dobbiamo avere dei comportamenti, come dicevo?